Con la Befana che in che rapporti sei? Col ricordo in della che senso che la Befana in che rapporti? Volevo dire il ricordo della Befana nei tuoi confronti, com'è? Cosa ricordi quando eri ragazzo? Come ricordo è tragico, amica Befana. Sì? Non sono mai avuto d'accordo. Perché? Mai, ma guarda una cosa. Perché io tenevo a mio padre, mo è pensionato, no, che lavora in Ferrovie dello Stato. A Ferrovie dello Stato? Era capotreno di Ferrovie. E allora io avevo la Befana di Ferrovie. Mm. Ti puoi immaginare che Befana aveva, no? Io? Ogni anno un trenino elettrico. Ma era questa fantasia che tenevano, guarda. Tenevano questa fantasia proprio, che, capito? Io non trovo più la sorpresa. Ogni anno io avevo la trenina elettrica. Avevo la trenina elettrica. Non sapevo che uscire pazzo. E allora, infatti a 13 anni, 14 anni, ci chiuso la Befana, ci dedicato proprio. Perché io scrivevo una lettera verso gli 11, 12 anni, vedevo che non cagnava mai sulle case, sempre nella casa mia, la centrale del Ferrovie dello Stato. Allora scrivetto una lettera. Per non far breve, però, hai capito che amavi gli axi, cara Befana, scavravi gli che buono. Cara Befana, i miei trenini elettrici mi piacciono. Non è che dici, ma allora tu mi scrivi che non ti piace, mi piace. Però per favore, se puoi e cose, potrei avere, a me mi piacciono i trenini elettrici, scrivi, per carità, però potrei avere, volendo una cosa, una pistola. Perché tutti gli amici e nemici giocavano tutti quanti dopo pomeriggio, no? Certo. Chi si sparava con fucile, e rimaneva con questi trenini elettrici. Allora io, cioè, poi mi toccavi e giocavo proprio poco. Quando ci mettevamo tutti insieme, io giocavo massimo 3-4 minuti. Perché un ruolo mio era che lui era il padrone del ferrovie. E allora mi mettevo una rete e una scrivania così, no? Sì. E tutti loro giocavano. Poi arrivava una domenica, io facevo solo che? Arrivava domenica e diceva, capo, c'è stato un assalto al treno. E io diceva, no. Io sono rimasto traumatizzato, voi ridete, ma questa cosa da bambino non ci rimane male. Io si guarda, capo, hanno fatto un assalto al treno. E io dice solamente, chi è stato? E io diceva, Ringo e la sua banda. E io basta, maledetti, avvertite lo sceriffo. Basta. A chi lo punto là? Maledetti, avvertite lo sceriffo, a chi lo punto trasionato amico Romi, io che facevo lo sceriffo perché tenevo il pistolo. Due pistole, nemmeno uno. Dove diceva, digli nei trenini elettrici a chi lo due pistole, ma potevi portare una pistola a me ai suoi trenini elettrici. Senti, ma poi la Befana ha risposto dopo questa tua lettera. Ma che no, io dopo che ha giunto l'ultima volta con trenino elettrico, ha scritto e ha giudicato, là c'è cara Befana, ma allora si scemo. Oh, è che sangue, ha scritto chiaro, pistola. Non è che, dice, che si confonde con trenino, è nata parola però. E tu mi porti un altro trenino elettrico qua, allora mi faccio scemo.